Jesse! Mi scusi. Lo sai che non posso fuggire di casa? Oh, che peccato. Che stupido. Io voglio bella. Hai capito? Su, forza gente, dateci sotto! Tirate fuori la passione, le vostre emozioni! Ok, basta così. Mettetevi laggiù, tu no, diavoletto, mi servi un momentino. Guardate cosa intendo per passione. Osservate Jesse, un! Ecco qui la passione di cui vi parlavo. Questo sì è ballare. Ok, sei stata talmente brava che sento suonare le campane. Così ho dovuto far vedere alla classe come ballo. Con passione. Vieni qui, ti faccio vedere io la passione. Niente sesso sui marciapiedi. Devo andare. Mi chiami? Ciao. Ciao. Aspettate, ecco la prima della classe. Ciao gente. Jesse, il tuo patrigno è impazzito di nuovo e le sta dando di santa ragione a tua madre! Vado a chiamare te! Ho già chiamato la polizia! Non entrare! Vattene via di qui! Lasciamo stare! Ma cosa... Va via! Va via! Va via! Tu vieni qui! Scappa! Adesso ti do una bella lezione! Lasciamo stare! Fermati! Mamma! Lasciala stare, capito? Puttana, me la pagherò! Lascia stare! Ted, corri da Jesse! Tu vai stare fuori di qui! No, ti prego! Smettila, no! Lasciala stare! Jesse! Fermi! Fermi! Ma che ha fatto? Jessica Harris, lei viene condannata a 5 anni di reclusione, da scontare nel centro di riabilitazione femminile. Condanna con decorso immediato. Jesse Harris. Io sono Peggy Birch. Che cosa hai fatto?
Ho cercato di salvare la vita a mia madre. E perché sei qui? È difficile spiegare. E tu che cosa hai fatto? Il mio ragazzo, Frankie, ed io siamo entrati in un supermercato. Lui è andato dal cassiere e ha tirato fuori la pistola. Non sapevo nemmeno che l'avesse. Poi che è successo? L'ho ammazzato. Perciò io sono complice di un omicidio. Sai che ore sono, per caso? È 1:30. A quest'ora avrai lezione di danza. Ma stiamo andando in prigione, non hai paura? Certo che ho paura. Ma ho come la sensazione che una volta entrati in quell'edificio, l'ultima cosa da fare sarà dimostrare la nostra paura. Sarà meglio che stiamo insieme, ok? Vuoi formare una cooperativa? Certo, è una buona idea. Però ho già parecchi impegni per quel giorno. C'è una raccolta di fondi alle 8. E inoltre devo andare dal governatore alle 9. Certamente. Ora devo lasciarti, Tom. Certo, a presto. Direttore. Sì, dottor Landy. La pratica di Jessie Harris, la nuova ragazza che arriva oggi, l'ha già letta? Sì, è un'assassina. È una ballerina. È stata in televisione. Potrebbe essere ciò che ci vuole per le ragazze. Potrebbe tenere lezioni di danza classica, o jazz, o ma di ginnastica aerobica. Ma che bella idea. E vogliamo cominciare prima o dopo aver costruito il solarium e la sauna? E dato che ci siamo, potremmo invitare qui degli spogliarellisti maschi. Direttore, non credo che in questa mi situazione... Mi faccia il piacere. Qui ospitiamo delle criminali, dottor Landy. E in qualità di psichiatra interno, lei dovrebbe insegnare la disciplina, non la danza. Sono stato chiaro? Sì, direttore. Molto chiaro. Salve, Jessie. Io sono Vicky Landy, la tua psichiatra. Salve. Siediti. So che sei una ballerina. Ero una ballerina. Andiamo, ragazze, entrate. Su, forza, avanti. Lei è Jessie Harris? Sì. Sì, signore. Sì, signore. Invece lei? Lei è Peggy Birch. Ho saputo che è una ballerina, signorina Harris. Sembra che lo sappiate tutti quanti. Per questo esistono le pratiche, signorina. Però non avrà tempo di ballare qui dentro. Le consiglio perciò di dedicarsi alla lettura, come fa la sua amica. Ricordate, siete state mandate qui per imparare a rispettare la società e le sue regole. Solo quando avrete imparato a rispettare, meriterete di essere rispettate dagli altri. E per favore, niente guai. Sarà Mary a dirvi come vi dovrete comportare. Guarda che carine! Mary, queste sono le nuove. Jessie Harris e Peggy Birch. Andate di sopra, al rapporto da Max. Fate come lei dice, e noi andremo sempre d'accordo. Su, ragazze, muoviamoci. Saranno pericolose. Che avete fatto? Avete rubato gomma da masticare? Ecco, Esther Herrera. 2 anni per furto e possesso di refurtive. Le voglio seguire.
Forza, Max, sono tutte tue. Max, Maxine Farmer, 6 anni per tentato omicidio e vendita di stupefacenti. Tu nella numero 91 e tu nella 93. Sono tutte tue, Max. Già, e non mi dispiace. Raccogli la tua roba e piegala per benino. Che peccato, oggi non andrai a lezione di danza, tesoro. E adesso come farai ad allenare le tue belle gambine? Non si balla in questo lurido buco! Sei un capo, brava! Sempre noi! Ehi, Coca, vieni qui! Ehi, Caterina! Assomigli proprio a una tipa che mi deve della grana. Avanti, tirali fuori. No? Io rivoglio i miei soldi. La vuoi lasciar stare? Tu che c'entri? Su, ridammi quei soldi, forza. T'ho detto di lasciarla stare. Che hai, le orecchie piene di cacca, per caso? Sì, ho le orecchie piene di cacca. La vuoi togliere tu? Va bene. Tanto non mi scapperai, non ti illudere, tesoro. Andiamo. Ma bene. La nuova pulzella non si piega tanto facilmente. Avete visto? Si piegherà quando conoscerà Max da vicino. Lascia che ci pensi io, Max, ok? Sam, Samantha Edison, 5 anni per omicidio di secondo grado. Judy, Judy Tintor, 2 anni per incendio doloso. No, he won't leave me now. Every little boy knows. Moose, Joyce Lafer, 1 anno per furto d'auto. Salve. Dovrò fare la babysitter. E allora, a che ora tornano i tuoi genitori? Andiamo, smettila di piangere. Grazie. Attenta, questa roba qui è preziosa. Lisa, Elizabeth Strong, 1 anno per scippo. Dai, su, smettila di piangere. Sta tranquilla, non piangerò più. Non ci giurerei. Ora stai meglio? Io sono Moose. Peggy. E allora? Per cosa sei qui? Hai ripulito la biblioteca? È il libro del mio papà. Sul serio? Anche mio padre era scrittore. Davvero? E cosa ha scritto? Delle minacce. Io sono Lisa. Jessie. Ti vorrei dare un consiglio. Non mi servono consigli. Sta a sentire, ti voglio solo fare una domanda. A te cosa serve? Ti servono i tuoi denti? Perché se mi darai ascolto non ti toccherà raccoglierli uno ad uno sul pavimento della doccia. La prima cosa che devi imparare è essere educata con chi comanda in questo postaccio. Ho già visto il direttore. Il direttore? Ma quel tipo non conta niente qui. È Max che comanda. Chi è Max? L'hai vista in corridoio. Max qui dentro è il capo, lo capisci? È l'unica che ha potere in mano. Ha reso Mary la guardia docile come un passerotto. Ma lì c'è un altro motivo. E poi c'è Echo, quella che pretendeva i soldi dalla tua amica. Capito. Quella è il braccio destro di Max. Prenditela con Echo e poi dovrai vedertela con Max. E se sei sul libro nero di Max, meglio che ti prenoti un letto nel più vicino ospedale. E adesso è meglio che io ti dica...
La parte peggiore. Sarebbe? Tu sei già sul libro nero di Max. E qui dentro nessuno è in grado di affrontare quella. Nessuno? Soltanto Sam. Quanto ti amo, Max. Mi fa impazzire. Adesso basta. Ancora 2 minuti. Mm-hmm. Andiamo. Rimani qui per stanotte. Devo andare. Più tardi, allora. Ho da fare. Io e Echo dobbiamo organizzare una festicciola per l'amichetta di quella ballerina. Dov'è la roba? Nel cassetto. Max, io non posso stare senza di te. Io ti capisco, mia cara. Però dovrai aspettare il tuo turno. Farei qualsiasi cosa per te. Allora aiutami a liberarmi di Sam. Questo è un tuo problema, e sia chiaro. Ma non l'hai capito. Io ti amo. Tu non ami me, ma solo la mia parte migliore. Ok, ragazzi, è ora di alzarsi. È arrivata l'alba, ragazze, è ora di alzarsi. Andiamo. È ora di alzarsi. Le ragazze sono tutte pronte. Ok. Andiamo. Ma è vero, Sam? Hai ucciso un ragazzo con un quadro di Gesù? Certo, l'ho beccato mentre si stava facendo la mia sorellina. Comunque non è stata quella cornice a farlo fuori. E dai, piccola! Gesù avrebbe fatto lo stesso, non credi? Ehi, come ti va la vita, Moon? Ah, meraviglia, cara Sam. Ciao. Ciao. Io mi chiamo Moons. Jess. Ciao, Jess. Ok, muovetevi. Tutte fuori. Andiamo, forza. Sarà meglio che mangi, piccola. Prendilo tu. Grazie. Io vado matta per questi toast, bellezza. È così tanto che sono qui che questo cibo non sconvolge più il mio stomacchino. Il mio stomaco non riuscirebbe più a digerire del cibo veramente nutritivo. Bene, bene. Proprio chi volevamo. L'amichetta della ballerina. Credo che tu abbia dimenticato di chiuderla, tesoro. Cosa mi volete fare? Dov'è la tua amica? Deve essersi perduta nella doccia. Nella doccia? Hai paura? Sei davvero un'insopportabile piagnona, lo sai, sorellina? Te la fai sotto dalla fifa! Allora forza, avanti! Hai paura di farci la doccia, tesoro? Andiamo! Vieni a darti una lavatina come si deve con le tue amichette e non essere timida! Su, dai! Ti consiglio di dire alla tua amichetta ballerina di mettere la testa a posto, altrimenti la prossima volta toccherà a lei. Hai capito? Non hai coraggio di dirmelo tu. Stai comoda così, eh? Allora, come va laggiù, dolcezza? No! Basta!
sai, tesoro, tu soffrirai parecchio la solitudine qua dentro. Vai a prendere il manico della scopa. Scommetto che un ragazzo come questo non l'hai mai avuto prima. All'inizio è molto piacevole. Poi comincerai a provare un po' di dolore. E non ti piacerà più come all'inizio. Ed è a quel punto soltanto che tu comincerai a perdere i sensi. Alzati, forza. In piedi, levami subito quel temperino dalla faccia, brutta stronza. Oh, ma senti che roba. Tu non dovresti neanche conoscere le parolacce. A dire il vero, non dovresti neanche aprirla quella tua boccuccia. Vedrai la sorpresina che ho in serbo per te, piccola brutta stronzetta. Togliele subito quelle manette! E muoviti! Ho capito! Però non ho le chiavi! Allora ti toccherà proprio cercarle, tesoro mio. Va bene, ok! Ma sei impazzita! Puoi scommetterci su tua madre che sono impazzita. Andiamo! Togli le manette! Forza! E adesso mettiti lì dentro. Dentro cosa? Dentro a quelle manette, piccola. Obbedisci! Un giorno te ne farò pentire. Ho una sorpresina per te. Me la pagherai. Tu credi? Già. Beh, staremo a vedere. Ti do un consiglio, Max. Meglio che non mi opponi resistenza, carina. Tu sei proprio pazza. Lo so. Te la farò pagare, tesoro. Davvero? Vedrai che ti beccherò, lurida negra. E allora, se verrai a trovarmi, è meglio che ti faccia una bella doccia calda. Già, ti prometto che verrò a trovarti, carina. Certo, verrò a trovarti, ma solamente per ammazzarti. Mi hai sentito? Tu sei morta. Ecco. Ecco! Qui dice che hai studiato balletto fin dall'età di 11 anni. Hai lavorato in diverse produzioni scolastiche. E sei anche apparsa in televisione, in un seguito programma serale. Sei molto brava. Potrebbe essere l'inizio di una grande carriera. E scommetto che alle ragazze piacerebbe molto organizzare un bel corso di danza. Ciao, Peg. Tutto bene? Max ha detto che ci vuole tutte e tre morte. Non temere. Andrà tutto bene. Sta a vedere che bestia. Tutte in bocca. Guarda un po' chi c'è. Lieta di vedere che ti sei asciugata. Andiamo. Salve, bella, sigaretta. No, grazie. Sai la novità? Cosa? Il mio Ken viene a trovarmi questo fine settimana. Carino, no? Vuoi spegnere quel trabiccolo? You give
molto contenta allora. Già, infatti. Hai sentito? Ti ho chiesto di spegnere quel trabiccolo. Togli subito quell'affare dalla mia faccia prima che mi venga voglia di riporlo dove dico io, capito? Oh. Tieni questo! Andiamo! Cos'è? Ti manca il braccio? Avanti, forza! Dai! Dai, Max! Ah, merda! Dai, piccola, non avrai mica paura! Ora basta! Su, forza! Smettetela! Sedetevi! Anche tu! Ascoltate. Andiamo. Bene, tutte e due! Spegnilo! Che cosa diavolo sta succedendo qui? Io ero concentrata sul mio gioco e lei è arrivata con quell'affare a tutto volume. Per me potreste anche sbranarvi, ma qui vigono delle regole. Perciò basta con le risse. Riprovateci e vi sbatto in isolamento. È meglio che stiate calme. E va bene. Mi è venuta un'idea. Se vuoi ascoltare quello schifo di musica, allora dovrai ballare. Ti dispiace essere un po' più chiara, stronza? Tu metti la musica e poi Eco ballerà. E la nostra ballerina, o chiunque tu vorrai, ballerà per te una canzone. E deciderà la vincitrice, la musica o la televisione. Allora, per te va bene? Andiamo, non ho voglia di ballare. Accendilo! Metticela tutta, tesoro. Ok. Ecco, grazie. Tocca a te, ballerina. E allora? Biancaneve non ha voglia di esibirsi, forse? Jessy, dacci su! Non puoi! Andiamo! Devi ballare! Non puoi mica fregarci in questo modo! Muoviti o hai già perso! E andiamo, dati una morsa! Forza, Jessy! Io me lo sento, lo so che ce la farai! Dai, forza! Ha una fifa da morire! Andiamo, coraggio, Jessy! Su! Muoviti, decidi! Sei la nostra unica speranza! Certo! E dai, fagli vedere chi sei a quella stronza! Avanti, muoviti! Per favore, Jessy! Un po' di coraggio, su! Fallo almeno per noi! Sei una palla, su! Coraggio! Dai! Avanti! No! Non ho niente da provare a nessuno, capito? Se volete fare queste stupide garette, va bene, ma lasciatemi fuori! Allora, Peggy? Peggy, di cosa ti va di parlare? Fa vedere quel libro. No. Andiamo. Non lo tocchi. Non ha bisogno di vederlo. Hai detto che era il libro di tuo padre. È un libro speciale? Era speciale. Mio padre adorava questo libro. E rileggeva queste storie in continuazione. Quando mia madre era ancora viva.
lo leggevano sempre insieme. Quando lei poi morì, mio padre cambiò, era come... Che cosa? Cosa gli è successo? Vede, io non gli bastavo, lui voleva solamente mia madre. Così si è ammazzato per stare insieme a lei. Ora non ho più nessuno, ho solo Jesse. Mi manchi da morire. Mi dispiace, io qui me la spasso. Da galeotta piaci proprio a tutti. Queste sono per te. A quanto pare hai un bel po' di amici, Jesse. Tesoro, vorrei che tu mi facessi un favore. Quale? Balla. D'accordo? Non posso. Vedi, Ted... Parlo sul serio, Jesse. Non importa se non ti vede nessuno. Questo non importa. Il peggior crimine che puoi commettere è dimenticarti di quanto sei in gamba. Sei la migliore. Teddy, ballare è da sempre il mio sogno più grande. Invece stare qui dentro è come vivere un lungo incubo. Qui non c'è spazio per i sogni. Ok. Io ti amo. Scommetto che lo dici a tutte le prigioniere. Rose rosse. Quel ragazzo ti deve amare veramente. Già, vorrei durassero per sempre. Ma che sei scema? Sono romantica. Davvero? Beh, qui non è consigliabile, sai. Non reggeresti molto a lungo. Mi piace il massaggino della tua Max. Tu hai bisogno della mia protezione. Quella ballerina. Prima ti ha affrontato nel corridoio. Ma poi le è venuta fifa quando le ho proposto di competere con te nella danza. Ha avuto paura di sfigurare. E allora? A cominciare da domani. Ho in mente un bel progettino per la signorina ballerina. E non vedo l'ora di cominciare. Poi ci occuperemo anche di Sam, una volta per tutte. Va bene, ragazze, è ora di dormire. Lavanderia. Tu, stronza, alla spazzatura. Cucina. Spazzatura. Lavanderia. Spazzatura. Scrivi, ecco. Incarico speciale per la nostra amica ballerina. Una settimana a scorticare i cessi, senza aiuto. Vediamo se così impara la disciplina. Divertiti. Maledizione. Max, io t'ammazzo. Ma ecco la regina dei cessi. Che ti prende? Sei troppo stanca per parlare, eh? Ho sentito una strana puzza quando sei passata. Di fiori marci, un regalo del tuo amore. Se non fossi così stronza, reagiresti quando si parla male del tuo fidanzatino, no? Sentite un certo Dorino. Sbagliate. E va bene, ballerina. Max, prendila.
Dai, sei messa nei guai. Vai forte! Ah, tu piccola! Andiamo, forza Max! Fai a pettine per la stronza! Forza Jessie, falle vedere chi sono. Dai! Su! Oh, andiamo! Attenzione a tutte le guardie, attenzione a tutte le guardie! Vincere! Dai! Basta adesso! Andiamo, smettetela! Calma, ragazze! Ferme! Levami quelle manacce di dosso! Andiamo, muovi! Avanti! E calma! E vieni, stai fermo! Calma! Vai! A chi appartiene questo grazioso giocattolino? Non serve che rispondiate tutte insieme. Vi concederò un po' di tempo per pensarci su. Una settimana di isolamento. Andate. Signor Bauma, vorrei parlare un minuto da sola con lei. E vorrei che restasse anche Maxine. È proprio necessario? Sì, signore, lo è. Io ero presente quando è iniziata la rissa. Vede, Maxine si è subito precipitata per interromperla, perciò non credo sia giusto punirla con l'isolamento. È la verità, Maxine. Stavo cercando di mantenere le cose sotto controllo, signore. Ne dubito, ma comunque va pure. La prossima volta non verrai risparmiata. Mille grazie, signore. Sei già stata qui, Sam. C'è solo una cosa a farti compagnia. Ed è la tua immaginazione. Quando sei sola nell'oscurità. La poverina lavora da matti. Ma in quelle scatolette, invece, vorresti soltanto morire su quel pavimento lurido. Topi, scarafaggi, freddo. E non ce la fai a sognare perché non stai guardando un film. E non resta che la paura. Ecco che cos'è l'isolamento, Jessie. Sopravvivere alla tua immaginazione. Perciò tieni la mente occupata, piccola, perché una volta che ti sei fermata e ti metti a pensare, non avrai più alcun scampo. Ricordati una sola cosa: o vinci tu o verrai schiacciata. Santo cielo! Le guardie devono essersi sbagliate. Perché? Che ti è successo? Questa non è una cella di isolamento. Vi hanno messo con qualcun altro. Un piccolo esserino peloso con una lunga codina rosa. Davvero? Allora chiedegli un po' dov'è la piscina. Ehi, ecco! Che diavolo vuoi? Tu sei finita qui per errore, vero? Di certo Max ti tirerà fuori di qui perché lei ti ama. Smettila! Non sai neppure di cosa stai parlando. Tu non sai niente di noi due. Siete tutte gelose perché non avete niente di niente qui dentro. Non mi serve niente. Non ho bisogno di Max né di nessun altro. Senti, Lisa, ti va di cantare qualcosa? Ah, no, in questo momento non ho alcuna voglia di cantare, Mus. Bene, allora dovrò raccontare qualche barzellettina. Sapete quella dell'elefantessa che va a comprarsi un bikini rosa? Se questo è il tuo massimo tesoro, lascia perdere. Ma cosa pretendi? È già tanto che mi funzioni il cervello qui dentro e non so se mi spiego. Io penserei meglio con lo stomaco pieno. A che ora ci passano la sbobba? Ehi, perché non ti pappi il tuo amichetto peloso con la coda? Dopo di te, tesoro. Almeno mangiando te ne starai un po' zitta. Eccone un'altra. Come entrano quattro elefanti in una 500? Dai, spara! Ma è semplicissimo! Due seduti davanti e due seduti di dietro! Voglio scappare! Voglio scappare!
piace. Fuori di qui! Ehi, Jessie! Che c'è? Tutto bene, piccola? Sì, ma stavo pensando a Peggy. Riuscirà a cavarsela da sola? Lascia che ti dica una cosa, Jessie. Peggy dovrà imparare a difendersi da sola. Non puoi mica fare l'angelo custode di tutte quante. Ehi, Sam. Max ti ha mai fatto paura? Quella ha un sacco di potere qui dentro. Neanche troppo. Non mi preoccupo di nessuno, piccola. Solo del mio bambino. Voglio tornare da lui non appena sarà possibile. Ah, ecco il pranzo. Ah, cameriere. Vorrei la lista dei vini. Gliela porto subito, signora. Maxine, voglio la verità su ciò che è accaduto in cortile. Perché è scoppiata quella rissa? Senta, io mi preoccupo per le altre. Nessuna si è ferita. Ho solo aiutato le guardie facendo quello che dovrebbero fare loro. In cambio di piccoli favori. È un peccato pensare a se stessi. Il tuo incarico, Max, è quello di pensare a tutte quante. Figuriamoci. Qualche giorno in isolamento non può che far loro del bene. Tu come puoi dirlo? Niente ti spaventa qui dentro, vero Max? Non ti senti mai colpevole. Non ti vergogni mai. Ma di cosa? Ti stai lasciando andare, Max. Dico sul serio, dovresti stare più attenta. Come pensi di poterti controllare quando uscirai di qui? Grazie, so benissimo cosa devo fare. E poi so mantenere perfettamente il controllo di me stessa. E poi Johnny dirà, è la prima volta che lei appare in questo show. Accogliamola come si deve. Allora la folla impazzisce. Ah! E io mi avvicino al microfono con quell'abito terribilmente sexy. Ah sì? E poi che succede? Beh, non ho ancora pensato al mio numero perché... Se poi non faccio lo spettacolo. Sei stupida a fare così. Devi tenerti pronta nel caso che lui ti chiami. E va bene. Si apre il sipario. E sei davanti al microfono. Tu che faresti? Io so già qual è il titolo della canzone. Ma cosa sognate a fare? Non sarete mai famose. Tu che ne sai? Non arriverete mai da nessuna parte. Tu non sei riuscita neanche a fare un passo di danza. Aveva i suoi motivi. Stupidaggini, quella non è altro che una schiappa, credetemi. Vi ha fregato tutte quante. Jessie ti ha fatto un gran favore, tesoro. Avresti fatto una magra figura. Come puoi dirlo? Non l'ho mai vista ballare. L'hai forse vista ballare, tu? Lisa, tu l'hai vista ballare? E tu invece, Moose? Tu che dici, Sam? Qualcosa mi dice che quella non ha mai ballato in tutta la sua vita. Jessie? Jessie! Ascoltami, Jessie, ti voglio dire una cosa. Ascolta, voglio che tu apra bene le orecchie. Ti consiglio di farlo finché ne avrai l'occasione. Sarà l'ultima cosa che farai, tesoro, perché domani io e Max ti conceremo per le feste. Davvero? Possibile che non ti renda conto di essere ridicola? Ecco! Cosa diavolo vuoi? Ma quando arriverà la tua principessa azzurra a salvarti dall'orco cattivo? Sciacquati la bocca se mi vuoi parlare! Ma che diavolo ti credi di essere, stronza? Non vale un accidenti! Ma se non sai neppure di cosa stai parlando! Ecco! Voglio proprio vedere come te la caverai! Lo sai meglio di me che Max non ti aiuterà! Ma smettetela, per favore! Voglio essere lasciata in pace! Ma sentitela! Le senti, Jessie? Cosa volete saperne voi di Max? È un meccanismo vecchio come il mondo. Fino a che noi litigheremo, finché ci salteremo alla gola, noi non faremo che il loro gioco. Sotto controllo, come animali in gara, risparmiando loro un bel po' di fatica. Quelli si siedono e guardano che ci distruggiamo a vicenda. Loro non vogliono che impariamo a vivere insieme, come degli esseri umani. Perché se lo facessimo, il sistema crollerebbe all'istante. Ecco perché ci tengono che esista qualcuno come Max a vedere che tutto si svolga sotto controllo. Io sono qui da tantissimo tempo, tesoro. Ho visto andare e venire un sacco di gente. Le ho viste entrare come persone e andare che sembravano animali. Non permettere che questo accada anche a te. Non rinunciare mai ai tuoi sogni. Tienili stretti i tuoi sogni. Mi raccomando, non rinunciare mai ai tuoi sogni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Mi raccomando, Jess, non rinunciare ai tuoi sogni. Dacci sotto, Jess. Non mollare. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Balla, Jesse, balla! Sei in gamba. Può essere l'inizio di una carriera. Devi ballare. Sei la migliore. Ho sempre desiderato diventare una famosa ballerina. Da una vita. Ballare davanti a un sacco di persone che guardano solo me. Deve essere una magnifica sensazione. Mi piacerebbe anche poter coreografare uno spettacolo a Broadway. Uno spettacolo? Perché aspettare Broadway? Tu hai già noi, piccola. Ehi, ragazze, mi è venuta un'idea. Metteremo su uno spettacolo. Uno spettacolo? Noi? Ma figuriamoci. Certamente! Ma ah! Sì, ci sto anch'io! Cosa vuoi? Ballare e cantare, recitare insieme alle altre. Mettiamo su uno spettacolo, tutte noi. Peggy, è meraviglioso. È stupendo. Non ti avevo mai vista dipingere. Adesso perché piangi? Volevo finirlo prima che uscissi dall'isolamento. Non potevano tenervi dentro un'altra settimana, magari. Non piangere, Peggy. Sai una cosa? Farai il direttore di scena dello spettacolo. Spettacolo? Sta organizzando un intero spettacolo. Con scenette e perfino un gruppo musicale. Questa sarà una terapia magnifica. E inoltre si divertiranno un mondo. Non sono qui per divertirsi, ma per l'esatto contrario. E non voglio guadagnarmi la reputazione di sollazzatore di ragazze difficili. La reputazione? Non le sto chiedendo di apparire al telegiornale. Le scenette, perfino bande musicali. Ma questa, sì, questa Harris sa davvero quello che sta facendo? Voglio dire, pensa che potremmo sfruttare la situazione? Ma certo. È una vicenda che suscita grande interesse, aiutare delle giovani disadattate a cambiare la propria vita. Una sensazionale pubblicità. Cosa posso fare per lei, Victoria? Ehi, ragazzi, lo spettacolo! Ciao a tutte! Ciao! Ciao! In questa faccenda dovremo lavorare più di quanto abbiamo fatto in vita nostra. Cucire i costumi e poi anche trovare le musiche. Ah. Addio, non riesco a credere che ce lo faranno fare in un vero teatro. Vedrai che avremo un successone. Lisa, tu vincerai anche un Oscar. Esiste un Oscar adatto alle tipe come noi? Come, non lo sapete? Io non lo so. Lo sa tutto il mondo. Si chiama Peter. Oh, Peggy, ragazze, ci vuole un brindisi. Hai del carburante? Non vi è piaciuto? La vecchia alchimista è tornata all'opera. Ma dove l'hai presa? L'ho fatto io. Davvero? Prendi un po' di aranciata. Aggiungi tanto zucchero. Poi cerchi un luogo fresco e buio dove nessuno può metterci le mani. Ci vanno 3 settimane. Ma è buono anche prima del tempo, vero, Moon? Certo, Peggy. E allora, ai nostri pazzi desideri. Questo da donna. Allo spettacolo! Gigi! Come vi sembra, ragazzi? È una vera bomba! Bene, ragazze, mettetevi in fila. Mancano solo 6 settimane allo spettacolo. Proveremo dei Batman, ok? Dei cosa? Batman! Degli slanci, Batman! Ho bene? Capito! Ora guardate me. Gamba destra indietro, gamba sinistra avanti, ne farò 2, ok? Pronte? E 1. E 2.
Tutto facile. Ora seguite me. Indietro la gamba destra, la sinistra avanti. Ci siete? Fatene uno. Pronte? E uno. Che fai? Oh, scusate, mi dispiace, è colpa mia. State calme, d'accordo? Io ci rinuncio. Ma non puoi. Siamo solo all'inizio. E poi, senza il dolore, non esiste la vera arte. Ma lascia perdere l'arte, Jessie, noi vogliamo solo ballare. Va bene, ragazze, cercate di andare un po' più indietro, d'accordo? Dai, attenzione alle pedate. Jessie, ma non c'è modo di fare questa merdata senza muovere le gambine? No. Scusa un momentino. Io ho capito come va questa faccenda. Non ha niente a che vedere né con lo stile né con l'arte. Ci siete? Continua. Qui si parla di istinto, capite? E allora, pensate a quando andavate ancora a scuola. Vi trovate tutte sole in classe insieme a quel figlio di puttana del professore di inglese che fin dal primo giorno ha approfittato di ogni occasione per mettervi le zampe sul culo. Ci siete? Approfitta di un vostro momento di debolezza. Vi abbloccate. Vi si avvicina e voi che cosa fate? Un calcio sulle palle! Sì! Un calcio sulle palle! 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 Sanno ballare queste ragazze? Ci provano. Ah, ho sentito la mamma. Verrà a vedere lo spettacolo. Infatti. Già ora sta molto meglio. È bello vederti sorridere. È bello vedere te. Voglio vederti ballare. Dovrei aspettare ancora 4 settimane. Nessuno sa ballare come balli tu. Ma come credete che possa risolvere questo gioco? Ma guarda un po' che roba. Voi mi distraete. Sarà meglio che esca da questa stanza. Vediamo un po' se ci riesco. Mi raccomando, fate i bravi. '77, 78, 79, 80, 81. Qui ce ne sono solamente 81. Non aveva altro. Dice che ti darà il resto entro una settimana. Eppure mi sembrava di averti detto di non fare più credito a Simpson. Io gliel'avevo detto. Già, e allora? Li ha presi da me. Non potevo impedirglielo. È tutta colpa di Jess. Quella non ci procura che guai. Allora dovremo trovare una maniera per impedirle di agire. Interferisce con gli affari. Ma dovrai agire in fretta. Con questa faccenda dello spettacolo, presto lei avrà in pugno l'intera situazione. Jessie, quella piccola idiota ora si è messa in testa di competere con la grande Max. Beh, noi due sapremo come sistemare per sempre quella puttanella. Quella stupida impicciona. Addio assicurazione sulla vita. Già, ma comunque... io me l'aspettavo, sai. E pensavo di andare in vacanza. Mi porterai via con te? Ci puoi scommettere. Cosa vuoi fare? Per cominciare, dovrai insegnare a ballare alla vecchia Maxi. Salve.
Salve. Ciao. Ti possiamo parlare? Che vuoi? Far parte dello spettacolo. Mm-hmm. È impossibile. Eppure ho sentito dire che può partecipare chiunque. Ed è la verità. Tutti meno coloro che sono sempre in cerca di guai. Se hai paura che Ego ti faccia sfigurare, dillo. Questa non è una gara, ok? Stammi a sentire, se non ci siamo anche noi, non ci sarà lo spettacolo. Non voglio crearti dei problemi. Sono stufa di fare sempre la parte della pecora nera. Sai benissimo che se volessi sistemerei le cose a mio favore. Tu facci partecipare e non avrai nessun problema. Ti darò anche una mano a farle filare dritto. Ho già parlato con Landy e anche per lei va bene. Uno sgarro e siamo fuori. Parola d'onore. Ci stai? E va bene. Vi aspetto in palestra. 8 in punto. Ciao. Ecco qui la più in gamba. Vai a farti fottere. Oh, ho saputo la grande novità. Adesso ti metti a fare l'artista, eh? Ah, impicciati meno. Già, ma vedi? Non mi incanti mica, tesoro. Ti conosco molto bene. E so che ballando hai intenzione di svignartela. Sei una pazza visionaria. E faresti meglio a chiudere la bocca, o cosa? Ne pagherai le conseguenze. Davvero? Beh, ti consiglio di filartela al più presto, piccola. Perché la prossima volta ti punterò una lama sul tuo bel collo. E non per depilarti, tesoro, ma per ben altre cose. Adesso mi hai proprio rotto, Sam. Ti consiglio di riservare i tuoi balletti per l'amica Mary. Tanto non andrai da nessuna parte. Non dovresti dire puttanata, sai? Ma dai, per me non funziona. È proprio quella parola che fa la battuta, puttanata. Allora molla la battuta e finiscila, no? Stai per caso censurando la mia parte? No, ma ci verrà anche il governatore. Oh, la prego, governatore, mi faccia dire una puttanata. Ma verranno anche le TV e non puoi dire le parolacce in televisione. Oh, ehi, ma Jessie. Te, è un programma vietato. Ciao, Lisa, che mi hai portato? Una cassetta meravigliosa. Bene, sentiamo. Hai il registratore. Benone. Dance, dance. Per il nostro spettacolo, perfetto. Prestamelo. Ciao, Jessie. Lisa, ehi, ha portato ciao. La cassetta per il nostro spettacolo. Speriamo che piaccia al governatore. Avanti, Jessie, datti da fare. Oh, forza, Jessie! Balla! Si sono aperte le danze. Falle fare una pessima. Ok, dai. Perfetto. Su, dai, non vuoi ballare? Ehi, hey, guardate chi arriva. Dai. Questa non me la voglio perdere. Bene! Accidenti, due di danze si scontrano. Eh sì, forza! Dai. Forza, Jessie, falle vedere il tuo. Dai, forza, Jessie. Bella. Avanti, muovi, dai. Che ritmo. Forza, Jessie. Sei grande, Jessie. Ben brava. Ancora di più. Thank you.
Ehi, non male. Direi molto bene. Brava. Te la cavi benino, ballerina. Lo devo ammettere. Ehi, cosa ci fai tutta sola? E adesso con chi ballerai? Con la scala? Sembra che la fine sia vicina per te. Il ballo vince! Insomma, così mi spaventi. Ah! Dov'è Fanny? Sarà andata in bagno. Resta qui. Non rinunciare ai tuoi sogni, Jesse. Ragazzi, ognuna di voi dovrà cercare di collaborare con gli agenti che svolgeranno le indagini. Ognuna di voi verrà interrogata in privato. È di capitale importanza che raccontiate agli agenti tutto quello che sapete. Vi garantisco personalmente che potrete parlare con assoluta libertà, senza temere alcun genere di punizione.
Mi tirerai fuori tu da questa storia, ficcatelo bene in testa. Se tu stai zitta, l'indagine non procederà per molto. Non dovrai aprire bocca. Ok. Sai che devi farlo per il tuo bene, Mary. Altrimenti ti trascino nel fango insieme a me. Ma non capisci che non posso far niente? È in corso un'indagine ufficiale. Tu prova ad accusarmi e io spifferò tutto quanto al direttore. Fino all'ultima parola. Gli racconterò che mi hai fatto delle avance sessuali. Dirò anche come mi hai corrotta. E che hai spinto sulla via della droga delle ragazze minorenni. E bada che non è che l'inizio. Certo, ma sarebbe la tua parola contro la mia. No, ti sbagli, tesorino, perché sarebbe la tua parola contro quella di tutte le altre prigioniere che diranno esattamente quello che dirò loro di dire. Io non ne sarei convinta. Non puoi più fare affidamento su nessuna. E va bene. Fa pure. Tu sei nulla. Che cosa saresti fuori di qui, senza nessuno da comandare a bacchetta? Solamente una nullità. Una nessuno. Pensaci bene. Se vuoi mantenere il tuo lavoro, tieni la tua piccola lontano dai guai. Da ora in avanti tu sei nelle mie mani. E perciò tu prendi ordini da me. Ehi, Judy. Non puoi cucire più in fretta. E lasciami stare. Non sono mica una sarta. Io appicco incendi, vuoi che ti bruci? Accidenti. Si è fermata. Addio costumi, allora. Fa vedere. E voilà! Ma come hai fatto? So come farmi le macchine, di qualsiasi marca. So fare anche questo. Non male. Cosa c'è, dottoressa? Tu siederai accanto a me sul pullman che ci accompagnerà al teatro e niente strane idee. Ma certo, come lei preferisce. Oh, Peggy, lo show è per stasera, ma non siamo pronte. Relax, non ti preoccupare, voi sarete meravigliose. Facile per te dirlo, tu non devi ballare. Avrei potuto, ma non volevo farti sfigurare. Grazie tante. Non riesco a credere che canterò per il governatore. Pensi che ci darà un premio? Sai, se non ti dimostrerai all'altezza, temo che invece ti aumenterà la pena. Io so ballare. Solo che le mie gambe non lo sanno. Davvero? Forza, ragazze! Il pullman parte fra due ore. Ci muoviamo prima dell'ultimo numero. Saranno tutti così nervosi che neanche ci noteranno. Poi entreremo in cantina e usciremo dalla finestra sulla strada, dove ci aspetterà il mio amico con la macchina. Vedrai, riusciremo ad andar via.
Ecco il governatore. Signor governatore, che piacere vederla. Oh, buonasera. Benvenuti fra noi, signora. Ehi, Jessie. Dimmi, Lisa. Va tutto bene? Tutto bene. C'è niente che posso fare per te? Puoi farmi un massaggio alla spalla? Mi fa male da morire. Sicuro? Sono preoccupata. Ehi, cerca di calmarti. Andrà tutto quanto a meraviglia. E piaceremo, io ne sono sicura. Ma che ha? Stai pensando a Sam? Jess, senti, ma dai un'occhiatina in questa stanza. Ma è possibile che non te ne sei resa conto? Ma non vedi quello che fanno? Fanno una cosa bellissima. Ciò che Sam ha sempre desiderato. Te lo ricordi che diceva? Non rinunciare ai tuoi sogni. Noi possiamo spezzare il circolo, piccola. A queste ragazze tu hai regalato un sogno. E sei sempre stata tu che poi le hai aiutate a realizzarlo. Possibile che sei tanto stupida che non te ne sei resa conto, eh? Ma insomma, che ne farò di grazie, te? Scusami, ragazzo. Questi sono posti riservati, sai? La mia ragazza è nello spettacolo. Ah, come si chiama? Jessie Harris. Via. Ehi, ehi, grazie, grazie mille. Governatore. Pronta, ecco. Ehi, ti ho preso il guarda, c'è il mio vestito che mi sta per aria. Guarda, questo è bellissimo. Voilà! Bravo! Yeah! Vi do il benvenuto al primo spettacolo organizzato dal nostro riformatorio. Caro governatore, come se la passa, signore? Ha un vestito bellissimo, lo sa? Fa piacere vedere che anche lei indossi un abito a righe stasera. Io sono Moose e facevo la ladra d'auto. Ho un'amica, Judy, appicca incendi. Sta parlando un di un giorno me. Abbiamo pensato di metterci insieme in affari e da allora incendiamo auto. Non dovresti scaldarti qualcos'altro oltre al gomito? Le spalle. Ok, va bene. Come fanno quattro elefanti ad entrare in una 500? È semplice. Due davanti e gli altri due dietro. Caro governatore, le posso dire una parola? Scusatemi, gente, voglio scambiare due chiacchiere con il governatore. Lo Stato mi ha sistemata. Sì, dico sul serio. Vedete, quando ero piccola, mia madre mi diceva sempre: sta attenta a quello che fai, sta attenta. Cos'hai a chi da guardare? Sta attenta a chi frequenti, eccetera, eccetera. Io la fotografavo. Niente. Grazie. Proprio niente. E allora decisi di fare di testa. Ecco, Max. Ho un bel libro. Qualcosa da leggere nella doccia. Datemi retta, lo Stato mi ha sistemata. Sicuro. All'inizio mi hanno messa così. E poi in quest'altra maniera. E poi in quest'altra ancora. Grazie mille a tutti. Sei stata magnifica, tesoro. Davvero. Il mio amico ha detto che la pistola è nel gabinetto. Signore e signori, le jailbait! Love ain't for real, it's just lust.
Ciao, ecco. Tutto bene? Vedremo dopo lo spettacolo. Hai ragione. Ok, è il momento. Vai tu. Andiamo. Io non vengo. Ti volevo bene. Ferma.
Eco fu poi rilasciata per buona condotta. Ora fa l'insegnante di danza in una piccola compagnia. Peggy, scontata la sua pena, diventò assistente sociale in un riformatorio. Muse, dopo il suo rilascio, andò ad un'audizione per uno spettacolo comico, ma fu respinta. Rubò l'auto del produttore ed è ancora latitante. Lisa vinse il primo premio in un concorso nazionale per voci nuove ed ora è in tournée con la sua band. Warden. Il direttore Warden Bauman fu promosso e trasferito. 6 mesi più tardi fu licenziato per incompetenza. Dottoressa Landy. La dottoressa Landy prese il posto del direttore Bauman, ricevendo riconoscimenti per i suoi metodi di rieducazione. Jesse e Danny sono sposati ed ora vivono a Los Angeles, dove lei lavora come coreografa. Can't shake the beat.